Ok, Benvenuti a questo l'abbiamo nuovo ripreso. appuntamento. Sì, ci siamo, Mario. E lui è un vulcano, Mario, è un vulcano. Benvenuti a questo appuntamento di I Love Italo Disco, una chiacchierata fatta da chi ama la dance come me, ai protagonisti di questo filone che sta avendo ancora oggi un successo incredibile. Bene. E stasera abbiamo un musicista, un compositore, eccetera, eccetera, poi ci dirà lui, Buonasera Manlio Cangelli. a tutti, buonasera, ciao Benvenuto Manlio, Massimo, benvenuto e grazie per la tua disponibilità. ti ringrazio di questo invito, sei stato gentilissimo, a me fa piacere quando mi coinvolgono in queste cose perché comunque diciamo che fa parte degli oneri a cui uno si sottopone quando fa delle cose che sono di carattere universale, per cui dato che c'è tanta gente interessata, ti trovi a confrontarti poi con persone varie, simpatiche, eccetera, interessate, quindi a me fa anche piacere addentrarmi nei ricordi, diciamo. Bene, bene, allora iniziamo Sì. a ritornare indietro nel tempo. Come ti Certamente. sei avvicinato, Mario, alla musica e poi alla dance? Allora, come mi sono avvicinato io alla musica è stata una cosa che oramai fa parte dei secoli oscuri, sono cose passate tanti anni fa, che la mia mamma mi ha iscritto al conservatorio quando io avevo 8 anni, perché a differenza di oggi che il conservatorio è diventato quasi un titolo universitario, anzi è un titolo universitario a tutti gli effetti, ai tempi era una scuola a cui tu andavi in aggiunta alla scuola normale, per cui quando io avevo 8 anni in terza elementare, lei mi aveva mandato al corretto dell'oratorio e il prete che c'era là, che mi ricordo si chiamava Don Romeo, gli aveva detto: guarda che questo qua è uno che ha un orecchio, secondo me dovresti fargli studiare musica. Io che ero un notorio bastian contrario, eccetera, quando sono stato accompagnato al concerto mi fa: iscriviamoti al pianoforte. E ho detto: no, io piano non lo voglio fare, faccio violino. Va bene, e allora mi ha iscritto violino. E quindi ho cominciato a 8 anni a studiare violino. Addirittura. Sì, per cui poi, dato che io comunque ho un orecchio, io ho l'orecchio assoluto, che non so se chi è al di fuori del settore sa cosa vuol dire, ma vuol dire che io riconosco le note senza aver bisogno di strumenti di riferimento. Per cui se tu fai un suono, io ti dico sol diesis, si bemolle, mi, eccetera, perché le sento, ma non è un merito acquisito per studio, è una cosa con cui nasci. Però è come uno porta gli occhiali, è come uno vede, fa i calcoli a mente con 6 cifre, è uno che ha l'orecchio assoluto, sente e ti dice la nota perché non ci deve neanche ragionare, ti insegna semplicemente il nome di cose che tu già sentivi. E quindi mi sono trovato che a 11 anni ho fatto il diploma di teoria solfeggio, a 12 anni ho fatto il quarto di pianoforte, che col violino era obbligatorio studiare piano, e poi quando sono arrivato a 16 anni mi ero talmente rotto l'anima che ho mollato tutto. Poi ho fatto un anno di bagordi e di casini, e più o meno relativi, nel senso che comunque c'hai 16 anni, e poi mi sono riscritto a armonia e composizione e pianoforte, fino ai 21 anni, 22, sono andato avanti facendo pianoforte e composizione. Quindi diciamo che ho dei trascorsi di studio musicale, diciamo serio, perché comunque poi te lo trovi quando poi lo applichi. Non sono diplomato in niente, perché non sono diplomato né in violino né in composizione né altro, ma faccio musicista da una vita e me la cavo dignitosamente, direi, perché comunque lavoro con clientele interessanti e ho creato una realtà di uno studio notevole, perché la mia struttura dove sono adesso, questa è la mia regia personale, che è una cosa, ma io ho un ufficio di 300 metri con 2 studi di registrazione, con i dipendenti, eccetera, e è diventato un lavoro oramai consolidato da una vita. Certo. Dopodiché, intorno ai 20 anni, ho cominciato a fare piano bar e intorno ai 23-24 ho cominciato a fare il turnista su palchi grossi, nel senso che ho cominciato a fare prima la tournée con le streghe, poi sono passato le piccole ore, che era un gruppo che si sentiva in quegli anni lì perché avevano fatto le sigle anche per Mac Bongiorno, eccetera, e poi sono passato a Riccardo Fogli, ho fatto più di 300 serate con Riccardo Fogli, poi ho fatto 2 anni con Pierangelo Bertoli, poi ho lavorato con Amy Stewart. E poi a un certo punto ho smesso di fare le tournée, mi sono messo a lavorare in studio perché nel frattempo, sovrapposto al discorso delle tournée, ho cominciato a mettere le mani negli studi di registrazione e lì mi è esploso il lavoro tra le mani, perché quello che per me era la passione lì era il lavoro, nel senso che io ho cominciato a avvicinarmi ai sintetizzatori nel 76-77, con le prime macchine che per farle suonare ci voleva, dovevi aver studiato per davvero sperimentare. Era un mondo completamente diverso da oggi, era tutto pomelli, non c'era il concetto che le macchine avessero le memorie non esistevano, tu avevi davanti un pannello, dovevi cominciare così e tiravi fuori dei suoni. Per
le batterie elettroniche mi avevano sempre affascinato, per cui ho cominciato a prendere la famosa TR-808 nel 79, quando costava 1,2 milioni. Ecco, c'è da dire una cosa, che rispetto ad oggi, oggi tu con 500 euro compri dei bei synth, compri delle belle cose, perché oramai hanno ridotto tutto, è diventato tutto miniaturizzato e molto economico. Certo. Ai tempi fare le produzioni, cioè avere le macchine belle da studio, costava delle cifre che costavano come degli appartamenti. Cioè quando tu compravi un'opera e costavi 15 milioni, e io ho fatto professore di musica nelle scuole medie dal 76 fino all'80 e prendevo tra i 70 e 80 mila lire al mese. Mi ricordo che il mio ultimo stipendio a maggio dell'80 più o meno era stato i 420 mila lire. Che rispetto al fatto che compravi poi un Prophet a 12 milioni, ti assicuro che erano delle cifre imponenti. Una spesa potente. Poi, certo, dopodiché, certo, ovviamente in tournée eravamo pure pagati adeguatamente, perché io mi ricordo che l'ultimo anno che ho fatto tournée con Berto, comunque io prendevo 450 mila lire al giorno, che erano soldi. Erano soldi. Però ti pagavano anche del fatto che tu avevi 50 milioni di strumentazione sul palco, perché giravi col piano Yamaha CP80, col piano Fender, che ho ancora là, col piano Rhodes, e qui c'è il mio Rhodes originale, e poi avevi minimo altri due bei sintetizzatori da 7, 8, 10 milioni ciascuno sul palco. Tutto con i fly case per portarli in giro, perché poi avevamo i tecnici che sbattevano la roba di qua e di là, quindi tutto super blindato, eccetera. Il discorso dello studio è venuto fuori perché nel mio piccolo, comunque a Bergamo, nell'82-83, ero un musicista di riferimento, perché ero uno dei pochi che comunque stava facendo il musicista a livello da nazionale, perché lavoravo appunto con tournée di un certo tipo, avevo degli studi di conservatorio, mi conoscevano un po' in giro. A un certo punto David Zambelli, che era il proprietario di un negozio di riferimento per DJ, che era l'American Disco, dove tutti andavano a prendere i vinili, stavano là al pomeriggio a provare i dischi, a un certo punto mi chiama un giorno e fa: oh, ma te, perché proviamo, ci conosciamo, facciamo due chiacchiere, vorrei provare a proporre della musica, disco music, eccetera, e in giro mi ha detto a due o tre parti di chiedere a te, perché comunque te sei uno che si appassiona di sintetizzatori, sei uno e ci siamo trovati e abbiamo cominciato a buttare giù delle idee di canzoncine, di cose, eccetera, lavorando nel mio studietto che avevo, che ovviamente, viste le dimensioni dell'epoca, era il portastudio della Tascam, 4 tracce a cassette, che costava anche lui 1,2 milioni, batteria elettronica della Korg, la TR-808, un sequencer Korg con l'SQ10, cioè avevo comunque un mio studio dove io passavo le serate, che era sopra casa, che avevo una mansarda sull'ultimo piano del mio condominio, e stavo là, per cui il fatto di finalizzare queste cose, vuol dire cominciare a fare un prodotto, è stato ovviamente estremamente stimolante. E allora comincia a buttare giù un'idea. La differenza sostanziale dello studio da allora ad oggi è che tu allora andavi in studio a mettere giù in bella le cose su cui avevi già ragionato per 3 mesi, o per di più anche, cioè anche 6, cioè andavi a mettere giù, finire, cantare, mixare delle cose che a casa non potevi fare. Al giorno d'oggi che tutti hanno in tasca un computer portatile, i software, l'effettistica, i plugin, eccetera, eccetera, va a finire che chi butta giù idee per 6 mesi su una situazione, dopodiché quando vai a mixare devi spegnere, togliere, tagliare, editare, smontare, rifare, scegli i suoni all'ultimo momento. Noi invece avevamo una situazione per cui la batteria elettronica era la batteria elettronica, non è che avevi 50 casse, avevi l'Oberheim, che noleggiavo per andare in studio, che costava 6 milioni e mezzo, quindi non l'avevo comprata, e con quello facevi la batteria, ma la cassa era rullante, era tish, non è che avevi 16 rullanti, 30 casse, era una cassa, un rullante. Sì. Punto. La Lin era la stessa cosa, avevi una serie di suoni da batteria, cassa, rullante, Charleston, Tom, eccetera, ma era un suono per tipo. Quindi era molto più basato sul fatto di sviluppare idee, cioè i pezzi stavano in piedi perché c'era una bella idea di cantato, un bel ritornello, eccetera, e intorno vestivi poi con i suoni. Non era una ricerca tanto sul suono, ma era una ricerca sull'idea. Quello che mi spaventa un po' al giorno d'oggi è che io vedo gente, ma ho qua anche un ragazzo che lavora con me che fa il producer, e lui parte lavorando magari una settimana su tutto quello che è un ambiente sonoro, di cose, e dice: sì, ma il pezzo qual è? E dopo lo costruiamo in base a... No, ma scusa, se non ho ancora il pezzo, cosa sto costruendo? Cioè io sono ancora dell'idea che se io prendo Alba Chiara di Vasco Rossi, la posso far diventare un tango, un salsa, uno swing, eccetera, perché comunque ho un'idea, gli cambio l'arrangiamento, gli cambio i mood operativi della ritmica dei suoni, ma creo intorno a una melodia.
Certo. Devo anche dire comunque una cosa, che se poi andiamo a vedere quali sono i pezzi quando ci sono poi le serate da roba disco dove la gente salta sui tavoli, eccetera, e tira fuori ancora Will Survive, tira fuori ancora Donna Summer, tira fuori la disco degli anni 70-80, tira fuori i pezzi di Madonna, e certe situazioni che nascono per produzione esasperata di studio dove si lavora tutto di campionatore, di frammenti e di cose, non hanno niente che resta che possa essere riproducibile e cantabile. Alla fine tu canti di Battisti che cosa? I pezzi fino agli anni 80, perché? Perché erano canzoni. Quando ho cominciato a fare la ricerca eccessiva sulla forma espressiva, sul testo strano, sull'arrangiamento particolare, eccetera, non c'è un pezzo da dopo il disco La batteria contrabbasso. No, Una giornata uggiosa è stato l'ultimo disco che ha fatto con Geoff Wesley, prima di mettersi a fare le cose per conto suo. Da lì in avanti, quando tu prendi EJA 84, 82, scusa, da lì in avanti non c'è un pezzo cantabile. Perché è diventata ricerca sullo stile, ma non c'è più la melodia. Invece, secondo me, quello che resta quando tu fai una bella canzone è ancora quello che tu dici: I love you, baby. Quella lì, da 40 anni, anzi quasi 50, la metti su e fai il pieno in tutte le Sì, discoteche. quella è un riempipista Quella, tuttora. come tanti altri, come la YMCA, come i dischi del disco anni 80, perché? Perché hanno un'estetica musicale riproducibile da te che stai facendo la doccia. Che sei là, che arriva, intanto canti. Se prendi una roba che è tutta campionamenti, non canti niente, stai facendo. Cioè, bello, sì, ho capito, tecnicamente è interessantissimo, però non c'è una roba che ti resta nella pelle. Ma Io ancora ecco, oggi parto, quando faccio i pezzi miei, a produrre melodie che poi vestiamo. certo, ma Sono uno vecchio, però va bene. no, vabbè, è così, è la verità, e poi alla fine, tanto Un poi, goccio del mio tenta. sì, poi il pubblico paga questo, ecco, hai detto te, no, We Survivor, i Village People, Patrick Hernandez, cioè, quelli, basta mettere un pezzo loro e praticamente la pista si riempie. Fai da 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 pari pari da dolce vita, cavolo, quella lì c'ha 40 anni, la senti, c'è È un motivo c'è, un motivo c'è, cioè, un ovviamente. motivo musicale, È un motivo musicale. C'è una costruzione, vera, propria. certo, ma ci sono delle situazioni dove nasce la canzone, poi la canzone la puoi vestire in mille modi. Vedi per esempio l'operazione che ha fatto qualche anno fa Sagirei con i pezzi vecchi della disco, li aveva fatti tutti chitarra acustica e voce. Sono cose che tu puoi fare la serata, chitarra acustica e voce, canti. Prendimi una produzione di quelle che fanno col campionatore, col computer, tutto così, e poi vediamo cosa cavolo canti quando fai una serata. Mi metto io a pianoforte, tu canti, poi vediamo cosa tiriamo insieme. Probabilmente non sappiamo fare una cosa. Certo. No, non c'è niente da cantare. Ma torniamo indietro all'incontro con Zambelli. Che cos'è Napoli? Penguin Invasion. Eccolo, eccolo, Il eccolo il mister, eccolo il primo disco marcato Scotch. Scotch, perché Scotch era. Allora, perché Scotch? E perché poi Whisky quando ho fatto Orient Ecco, Express? bravo, bravo. Perché comunque c'erano i signori Turati e Chiregato che avevano cominciato a fare il ragionamento che avevo fatto io con Zambelli qualche mese prima ed erano usciti con questi nomi che, diciamo, sono dei calambur, dei giochi, per cui c'era Gioiello, Giochetto, il Denaro, doveva esserci anche un cristallo che non so se è più uscito, eccetera, per cui c'erano questi nomi. E allora a questo punto ho detto: allora io prendo la parte alcolica, visto che sono praticamente astemio quasi. E allora a questo punto ho detto: cominciamo a fare Scotch, poi vediamo. E infatti quello dopo poi è diventato whisky, giusto per stare sullo stile. È E vero, è Scotch. vero. E quindi. Non avevo collegato. Ma perché questi qua sono i ragionamenti stupidi che facevamo a 24 anni, no? Cioè, spettacolare. Cioè, pensate Ma voi. sono nati così. Come del resto era nato appunto la serie di quelli della All Production, che era quella di Turati e Chiregato, che facevano Gioiello, Giochetto, il Sì, Denaro, eccetera, che erano denaro. giochi delle parole italiane fatte suonare come se fossero inglesi. E quindi creavamo quella. Penguin Invasion in particolare, mi ricordo che l'abbiamo fatta proprio nei primissimi giorni di gennaio dopo Natale, quindi tipo 7, 8, 9 di gennaio, una roba del genere dell'83. Sono andato in studio e avevo la batteria Oberheim che avevo preprogrammato a casa, perché ovviamente per non perdere tempo, perché comunque andare in studio allora costava delle cifre da stipendio. Cioè, tu calcola che il nastrone 24 piste classico, quello dimensione 25 centimetri, alto 2 pollici, costava 300.000 lire. Sempre rapportandosi al fatto che si prendeva meno di 400.000 lire al mese. Un nastro costava quello. Ma lo studio costava 80.000, 100.000 lire all'ora, ad ogni ora.
l'ora dello studio costava, quindi quando tornavi in studio una giornata spendevi tranquillamente un milione e due, ma per fare un lavoretto. Se poi stavi in studio 2 o 3 giorni avevi speso 2 milioni, 2 milioni e mezzo per fare un master. E quindi si andava con l'idea di essere belli succinti e belli precisi per non star lì le ore, perché ogni ora che passava sentivi passare 2 o 3 mila lire al minuto che andavano così. E quindi Penguin Invasion, fra l'altro, è nata nello studio Zanibelli, che era lo studio Rexon sulla zona dei Navigli, in via Ludovico il Moro a Milano, che era uno degli studi storicissimi, bello. E la cosa particolare è che non esistevano ancora tutta una serie di automatismi che poi sono entrati, stavamo parlando prima di vederci, dell'enorme progresso tecnologico che c'è stato in quegli anni. Per cui il sintetizzatore fino ad allora era una roba prima di tutto monofonica, cioè faceva un suono con un dito, le batterie elettro anche le programmavi. Cominciavano a uscire i primi sequencer, tipo il Korg SQ10, che però è a 10 note, 10, un po' pochine. E i sintetizzatori polifonici avevano cominciato a uscire dagli anni 80, era uscito la Squadra, l'OBX, il Prophet, queste cose qua. Io avevo l'OBX, Oberheim, e avevo un Elka Syntax, avevo la batteria Oberheim che me la facevo noleggiare da un amico, eccetera. Però il sequencer come concetto non c'era ancora, per cui suonavi a mano. Quindi Penguin Invasion è nata col registratore spostato a metà velocità, invece che andare a 30 cm al secondo fatto a 15, e suonato un'ottava sotto, per cui dopodiché riportando in velocità suonato ovviamente un'ottava sopra, perché col nastro quando tu raddoppi la velocità ovviamente aumenta automaticamente di un'ottava la velocità, il suono. Che spettacolo! E quindi sopra tu senti un è tutto suonato a mano, perché poi alcune cose le suoni a mano, dove vai, cioè le suoni a velocità giusta, quando vai rallentato perché devi fare le parti tipo gli arpeggiatori, oppure i bassi pom 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 pom, che devi farli e devono essere belli precisi. Però conserva quel prodotto lì in particolare, quel sound di roba che alla fine non è precisissima, la batteria è giù giusta, ma il resto è suonato ancora a mano. Bellissimo. Dopodiché è arrivato l'Elka Syntax e già la produzione che ho fatto 2 mesi dopo c'è tutta una serie di cose che invece sono con il sequencerino interno del Syntax, che aveva però 128 note. Mm-hmm. Ed è sicuro che con quelle 128 note lì ho fatto 2 anni di lavoro di programmazione di pezzi in studio per me e per tutti quelli che mi pagavano per andare a fare il programmatore in studio. Con 128 note facevi dischi. Adesso accendi un software, Logic, Cubase, quello che vuoi, hai dentro 20 milioni di note, 500 strumenti, tracce illimitate, eccetera, però mancano le idee musicali. Vero, vero. Okay. E poi siamo arrivati, come hai detto te, al progetto Whiskey. Ma il progetto Whiskey con Massimo Berti è nato a, diciamo, settembre. Allora, io ho fatto i primi 3 dischi con il David Zambelli. Dopodiché abbiamo avuto, diciamo, di sapore in termini economici, nel senso che io pensavo a un progresso di un certo tipo, lui no, eccetera, perché a un certo punto ho detto, beh, io vado per la mia strada. Tanto fra l'altro io in quegli anni lì stavo lavorando di tournée in maniera pesante, quindi non è che mi mancassero i soldi dello studio, non l'avevo mai avuto. Sì, il lavoro ce l'avevi. Dopodiché, dato che io mi sono sposato dall'82 e mia moglie cantava, ho detto, facciamo un pezzo per lei. E un pezzo era uscito che era B-Rose, che è il secondo pezzo che abbiamo fatto con David, che è appena stato ristampato da Ferrato in Olanda, appena fatto un disco nuovo con la copertina e tutto, abbiamo pescato una foto di mia moglie di allora, eccetera. Poi però volevo fare un progetto più importante, non una cosa così, e allora abbiamo cominciato a lavorare su Orient Express, che infatti l'abbiamo fatto io e mia moglie nel mio studietto. Quello. E vediamo qui il mix di Orient Express. E avrebbe dovuto essere in origine e nelle intenzioni cantato da lei. Era un pezzo nato in tonalità da donna per essere donna, eccetera. Siamo andati dal Severo Lombardoni, che era l'anima della Disco Magic, che in quel periodo era proprio. E c'erano lui e Discotto, c'era Roberto Fusarpoli di Discotto e c'era Severo dall'altra parte. E gli abbiamo fatto sentire il pezzo e ha detto: pezzo bello, fa, però le mie de home, detta la bergamasca, perché poi con Severo, che era di Bergamo. Lui aveva prima l'ingrosso Bergamo, poi si era messo a Milano in via Mecenate, ma noi andavamo la domenica mattina a casa sua, qua vicino a Bergamo, stavamo là magari a bere il caffè alle 10, intanto si sentivano i pezzi, eccetera. C'era proprio un rapporto molto così. Le famose cassettine. Sì, andavo assolutamente con la cassetta, perché era l'unica maniera per portarsi dietro della musica.
avevamo quello, non c'era ancora neanche il DAT. Il DAT calcola che è arrivato 15 anni dopo. I dischetti, i mini dischi sono arrivati. Eravamo nella notte dei tempi, cioè si lavora proprio ancora con lo scalpello e la lastra di granito usavamo. E lui mi ha detto: no, no, deve essere cantata uomo, deve essere cantata da uomo, da donna, questa lastra mia bene. E allora a questo punto era lì con me anche Massimo Berti, perché era lui che mi aveva presentato Lombardo, perché Massimo Berti aveva un negozio di dischi ai tempi. E quindi mi fa: canto io. Ma canta tu. Ovviamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto prendere, andando in studio, riprogrammare tutto nella tonalità nuova, da uomo, perché se no da donna ovviamente non avrebbe potuto, e abbiamo fatto Orient Express, aggiungendo poi, c'è lì dentro batteria elettronica, c'è dentro il Synthes, c'è dentro l'Oberheim, c'è la Simmons suonata vera perché è arrivato il batterista con la Simmons, e i Charleston veri in quel periodo lì, per non avere i Charleston da macchina, li faceva tutti un musicista che si chiama Luciano Goitom, che è ancora giro, e che era in giro con un'orchestra che faceva il famoso moderno nei locali, perché ai tempi c'era ancora la sala dove si suonava e c'era il gruppo che faceva la discoteca, ma dal vivo, con la batteria, con i Sì, fiati, con le tastiere, vero, eccetera. vero. C'era quindi il gruppo da liscio e i gruppi da moderno. Sì. C'era il batterista del gruppo da moderno che quando attaccava doveva fare 4 ore il cassa in quattro con una gamba grossa così, e suonavi tutto quello che c'era in giro. E Luciano era un tempista così, tanto è vero che lo si chiamava nei vari studi per fargli fare i Charleston veri per dare quel tocco, perché le batterie elettroniche, se no, avevano dei campioni che erano che non era il massimo. Poi si è cominciato a introdurre e a ritirare fuori la TR-808, che era una macchina che oramai in quegli anni lì cominciava a essere vecchiotta, che aveva 5-6 anni, non la voleva più nessuno, poi è diventata il mito della house music. E quindi aveva un Charleston molto più sottile che si riusciva a utilizzare, che era così, e quindi si metteva magari anche insieme due Charleston differenti, uno meccanico e uno vero. La Simmons invece la si suonava proprio giusto per dare quel tocco. Ecco, per esempio, nel pezzo Pillion di Paolo Pelandi, mio amico qua di Bergamo, è tutto suonato con la Simmons, ha suonato col batterista vero, non c'entra la batteria elettronica sotto. È stata fatta con la batteria elettronica, poi dato che era uscita la Simmons, hanno detto usiamo la E Simmons, stai parlando di suonava la Happy Simmons. Children. Happy Children, che è uscito a maggio dell'83 più o meno, infatti a giugno si cominciava a sentire Happy E Children. la batteria L'ha fatta Bruno Bergonzi, è suonata dal vero. era suonata davvero con la Simmons. E pensa te. Per cui mischiavamo, cioè Ma dentro con il una pezzo. battuta potente, Ebbene, la Simmons era la Simmons, quando è eh? uscita è un altro di quegli strumenti che ha ribaltato il mondo per qualche anno, come quando è Infatti. arrivato il Dix 7, ci sono stati 2 anni che era tutto Dix 7 da tutte le parti. Cioè, sembrava basta. E quindi niente, passavamo le nostre. C'è da dire anche una cosa, che era un mercato che vendeva. Poi Sì. io non è che continuo a portare l'aspetto sull'economia perché sia uno particolarmente attaccato ai soldi, però quando tu esci con, per esempio, Penguin Invasion, che era un pezzo solo strumentale quando è Sì, nato, poi abbiamo provato a aprire, a fare una versione cantata, e è lì che è arrivato Vince Lancini, che facciamo la versione cantata, ma quella cantata francamente non si è mai sentita, il pezzo, quello storico e quello suonato. Ma questo non per togliere meriti a Vince, ma guarda, Mario, ti eh? voglio Cioè, se dire tu una prendi cosa. la versione, quella originale, c'è cioè instrumental version e vox version, ma sono tutte e due suonate. Ok, Quindi cioè, sente una al tema, l'altra no. Poi comunque, uscito. qui c'è hot version, quello che ho io, e la versione, quella vocale. Che c'è scritto vocale, ma sono tutte e due strumentali. Allora, sai, non mi ricordo. Eh sì, se vai a Perché io mi sentire. sono segnato con la X Sì. la parte, quella strumentale, che utilizzavo in No, no, ma discoteca. allora, il disco, quello originale che ho anch'io di là nel mio archivio, era hot version e diciamo versione dichiarata voce, ma che era semplicemente quella che aveva il tema. L'altra era invece dietro la versione remix. Quando è uscita quella vocale, abbiamo sostituito la versione vocal version e abbiamo messo quella con la voce vera. Ma probabilmente il pezzo era già, non dico finito per allora, ma era già uscita altre cose e qui ha riscontrato meno interesse. Sì. Però tornando al discorso che facevo prima, il bello di quando usciva una cosa così è che tu vendevi 10.000 copie in una settimana, per dire. Sì, si bruciavano velocemente. Sì, però anche in termini economici, tu andavi a fare i conti e dicevano: abbiamo fatto 10.000 copie, ti devo 1.000 lire per ogni copia venduta, to questi sono 10 milioni. Sempre rapportato ai valori che dicevi prima, che aspetta un attimo che andiamo a fare un altro disco, perché se la cosa va in questi termini,
cioè eri anche sollecitato dal punto di vista economico, perché comunque ovviamente non tutti andavano così, ma quelli che andavano facevano dei numeri tali che ti e come motivavano a fare altre cose e a comprarti strumenti belli, a prenderti la batteria quella giusta, certo, e queste cose qua, perché alla fine comunque le cose belle, prima di tutto fatte belle a loro, ovviamente suonano meno bene di quelle di oggi, o perlomeno suonano diverse, comunque mantengono nel tempo il gusto di un certo tipo di cose. Cioè, noi lavoravamo qualitativamente ai massimi livelli disponibili nel mercato allora, cioè lo studio nostro costava come lo studio di Madonna o di Mina, gli strumenti che utilizzavamo erano quelli che usavano per fare le produzioni da internazionale. Quando mi dicono, ogni tanto mi fanno incavolare quando senti gente, perché cercano di fare la disco 80 oggi, non riesci più a farla così come la facevamo noi, perché gli strumenti di oggi non te lo consentono più, perché hanno una pulizia, una dinamica, eccetera, che è completamente diversa. I sintetizzatori analogici veri sono rari da trovare, e quelli che ci sono sono robine economiche, perché sono belline pratiche, ma non sono i vecchi macchinoni di una volta con tutte le loro rogne. E quindi il tipo di suono che tu dai, anche se lavori come allora, è diverso, però il suono che noi usavamo allora, non puoi dirmi, quando sento certe cose che poi le mixano e poi la senti che suona male, diciamo che suona male, avrebbe anche voi facevate delle cose brutte. No, noi non facevamo le cose brutte, noi facevamo le cose al massimo che era consentito dalla tecnologia di allora. Senza voler esagerare, ma è come dire che i pezzi dei Beatles suonati negli anni 60, che erano fatti con quattro piste, sono brutti perché erano suonati a... Le idee sono passati 60 anni, ma sono ancora talmente forti che il fatto della qualità di quello che è stato suonato dietro, anche se sono passati 60 anni, diventa secondario. Sì, sì. E comunque fa parte di un colore. È un po' come dire che vado a prendere una macchina storica. Tu prendi un bel vecchio Jaguar degli anni 60, è spettacolare. La linea è quella, prendi una Morgan, cioè tutto un mondo dietro. Non puoi dire che è brutto. Condivido. È un altro mondo. In un altro mondo, e comunque noi esprimevamo le nostre idee senza economizzare, cioè facevamo le cose negli studi più belli che c'erano, con le macchine più belle che c'erano, si prendevano dei bravi coristi pagandoli 500.000 lire al giorno, che erano delle palate di soldi, ma tu poi uscivi con delle voci che dicevi, caspita, senti quel pezzo qua come suona. Poi se il pezzo andava ti dovevi porre il problema di trovare chi mettere sul palco, ma quello è un'altra cosa poi. Quello certo. Poi è live, che quindi a noi che stavamo in studio, cioè non fregava niente, a me ha fatto un pezzo, andava fuori, ne facevo un altro. Dello star sul palco con quelli che facevano disco non mi interessava. Facevo il musicista con Fogli, cioè io ero con Fogli quando ha vinto il festival, quell'anno lì finito il festival, abbiamo fatto 125 date. Terrate giù a 25 date al mese, abbiamo girato tutto il mondo. E poi da lì sono passato poi a fare Angelo Bertoli col disco dal vivo, sì, facendo violino, tastiere, eccetera. E poi sono andato con Amy Stewart quando faceva Friends e quando faceva Grazie Perché con Morandi. Abbiamo fatto le serate con Morandi e Amy Stewart, eccetera. Cioè, avevo ben altro. Mi immagino che esperienza. Io esperienza. Nell'85 ho smesso, perché ho cominciato poi a fornire musica a Canale 5. Sono partito facendo le musiche di Drive-In, di Audience, di Bellezza del Bagno, la sigla di Italia 1 Sport. A un certo punto ho detto basta tournée, perché avevo tanto di quell'utilizzo di roba in televisione che mi conveniva stare a casa a fare i pezzi. E basta, perché le tournée, a questo punto ho fatto 5 anni facendo le cose ai massimi livelli italiani e anche internazionali, lavorando a grandi livelli, e fine. A un certo punto devi scegliere, perché sennò non sai più dove sta dietro. Perché se hai lo studio che chiama, la tournée che chiama, intanto mi ero messo a fare il dimostratore della Cavai, che si era messa a fare in quegli anni lì, sintetizzatori, batterie, e mi sono fatto 15 anni di dimostratore internazionale di Cavai, girandomi le fiere da Tokyo, Los Angeles a Francoforte, facendo il dimostratore di tastiere. E quindi le tournée non mi ci stavano più dentro. Poi hai anche una vita privata. Cioè, sì, nel frattempo mi ero anche sposato, ma tu calcoli che mi sono sposato nell'82, siamo andati in vacanza la prima volta con mia moglie, che era l'86. Ok? Perché quando era inverno io ero in giro a fare le cose, lei andava a fare la settimana bianca con le mie. Ed estate io ero in giro a fare le cose, lei andava a fare le serate, perché lavorava poi con Beruschi, con Gianfranco D'Angelo, con me, buongiorno, facendo la presentatrice, eccetera, perché era e è tuttora una bellissima signora. E quindi lei era in giro col suo agente che l'accompagnava, macchina, eccetera, eccetera, e quindi ci vedevamo a casa ogni tanto a cambiare le palline. Sì, dai, eravate coinvolti in questo momento. Eravamo in giro come due palline da ping pong, certo. Sicuro. Però c'era la passione di farlo, altrimenti... Ma vuoi mettere, no, ci siamo divertiti, ci stai divertendo ancora adesso, fra l'altro che sono passati gli anni, ma comunque facciamo 500.000 cose ancora oggi. Sì.
Bene, bene. Un mondo così. Dopodiché, come produzioni mie, poi vabbè, io sono andato avanti più che altro poi facendo il turnista, tra virgolette, nel senso che io facevo il programmatore, tastiere e sintetizzatori e ho preso l'Emulator 2 nell'84, che sono stato uno dei primissimi a prenderlo, e tutto quel lavoro lì per produzioni, certo, di vario tipo, certo, dove ti chiamavano e pagavano perché tu stavi in studio a fare cose. Ma anche lì è nato per caso, nel senso che io sono andato a settembre da Lombardoni a far sentire oramai il master di Net Express che avevamo fatto, e c'era là Turati che è legato, che ho detto, ascolta, fa, ah, bene, dobbiamo fare un prodotto fra qualche giorno, vieni tu a farci le tastiere. Se volete, non so, io faccio le cose mie, per carità, cioè siamo anche un po' timido, perché andare a esporsi in termini da musicista al fatto di dire vado a fare il turnista negli studi dove ci sono le produzioni degli altri, deve anche essere bello sicuro del risultato che dai, se no ti comprometti la tua immagine professionale un attimo, eh? Perché certo, comunque quando pagano un milione al giorno di studio o rendi in un certo modo, se no ti dicono quella è la porta. Ti metti in gioco con gli altri, insomma. Ho cominciato a fare quel lavoro lì nello studio dove lavoravano loro, evidentemente me la sono cavata dignitosamente, e quello dello studio mi fa, ma avresti settimana prossima a fare un'altra cosa? Arriva l'altro produttore come dice, ma poi noi dobbiamo andare di là, vieni di là a farcelo anche di là. Mi sono trovato che nell'inverno tra l'83 e l'84 ho fatto 41 produzioni. Ma ti ricordi qualche titolo? Se ti ricordi qualcosa? Ma io ho lavorato con parecchie persone, ho lavorato per dire con i 900, con i Nicolosi, eccetera, ho lavorato con Tony Carrasco, ho lavorato con Maurizio Pavesi e Stefano Secchi parecchie volte, abbiamo fatto tante cose, ho lavorato con Turati e Chiaregato. Ho lavorato con Vincenzo Riga, che aveva un'etichetta che si chiamava Trash Record, con cui ho fatto quasi tutte le sue produzioni dell'83, 84, 85. E poi ti chiamava a quel punto gente varia, ma per dire quel periodo. Poi mi è capitato di fare dei turni per Fred Buongusto, per Santino Rocchetti, perché comunque ti chiamavano dallo studio, oh, chiama quello là che e tu arriva giù con le tue macchine, c'è da fare oggi, boom, partiamo e vai e cominci, e non c'era mai neanche uno spartito, cioè ti cantavano il pezzo, dice, aspetta un attimo, biro, foglio, rifalla, però ancora proviamo così, ti metti là al piano, fai, organizzi, cominci a mettere gli accordi, poi programmi la batteria, poi vai avanti, e ti pagavano blocchi di giornate così. Che poi bello, dall'85 quel lavoro lì me l'ha fatto fare Canale 5 per 3 o 4 anni, per cui ho fatto tutte le produzioni che c'erano in giro, dalle musiche di Cristina D'Avena, di Celeste Johnson, di Milly Carlucci, Mastelloni, un po' di tutto. Per esempio sono stato in studio a fare Provini con Umberto Balsamo e Malgioglio, perché loro avevano un contratto con la loro etichetta che gli pagava lo studio col musicista per essere la loro buttare giù idee, tu gliele realizzavi in modo che potessero portare fuori i prodotti. Perché ovviamente mica c'era il computer, mica lavoravano da soli, cioè arrivavano, senti questa, Nina, ma dai, tu cosa dici? Ma la mettiamo giù, ok? Allora prova, vai, attacca, fonico, tic, tu dietro con le tue macchine, e avevano il contratto per cui invece che dare un ingaggio pagavano al musicista, eccetera, eccetera, per avere la disponibilità per poter buttare giù idee. Ma ho fatto veramente il mondo di roba. Che bello. Poi il mondo è cambiato perché sono poi usciti i primi computer, ma i primi computer sono usciti alla fine degli anni 80, era uscito l'Atari. Ma mi sono sempre rifiutato di usarlo perché aveva una memoria talmente limitata che far girare un sistema operativo, il programma di sequencer e avere anche le memorie era una roba impossibile. Io usavo il sequencer di Cavalco 80, che era una macchina allucinante, 32 piste con 32.000 note di memoria, aveva una programmabilità che era fantastica. E fino al 92 ho usato quello. Poi dal 92 ormai erano usciti i primi Mac e cominciava a essersi il Logic messo su Mac, che era un mondo non più paragonabile al sequencer. E quindi sono partito sul Mac, buonanotte. Ma fino allora i computer negli studi, guarda che i computer negli studi sono entrati in maniera massiccia nel 95-96. Allora si andava ancora, c'è stato il periodo degli ADAT. Ho fatto delle produzioni, ho fatto un disco di Pamela Prati per Canale 5, era fatto tutto con 3 ADAT attaccati, con lo studio, col fonico, eccetera, era che dirigevo gli archi, eccetera, ma lavoravi con gli ADAT. Ma vi rendete conto, amici che ci ascoltate, quanti aneddoti? Che esperienza ha quest'uomo? No, veramente. Cioè io sono affascinato a ascoltarti, perché mi viene veramente i brividi. Chi mi conosce lo sa, okay? Che sono molto sincero nelle mie emozioni. Cioè, mentre parli, io mi immagino la scena con Malgioglio, con Pamela Prati, che ne so, se lì ti danno questo, te devi sentire, scrivere,
ascoltare, creare le cose, essere veloci, essere anche veloci, perché i tempi sì. erano stretti. No, perché le aspettative ci sono, quando sei in quelle condizioni lì c'hanno anche delle aspettative che tu vai bello, bello veloce, bello preciso e cammini. Bellissimo. Per cui dico, del lavoro nel musicale ne ho sempre avuto tanto, perché fa conto che poi io, per dire, dall'87 ho cominciato a fare spartiti. Perché? Perché c'è un mio vecchio collega di conservatorio che faceva proprio gli impianti ancora a lastra di piombo con i bulini, col martelletto, tic tac tac. E lui lavorava per Carisch, adesso ormai è in pensione, c'ha 70 anni. E Carisch ha cominciato a fare distribuzione di musica leggera, stampata, non più solo di classica, che gli ha detto: ma tu hai qualche collega di conservatorio che è in grado di seguirci sta roba? Lui ha chiamato me, perché io ero quello che aveva l'impianto al conservatorio, ma non aveva più fatto niente di classica dai 20 anni in poi. E sono partito facendo dei primi spartiti di Ramazzotti, dei Meccano, eccetera. È diventata una roba che in 26-27 anni di collaborazione ho fatto più di 7.000 spartiti. È presente quanti sono? C'è mia figlia che mi ha sempre visto girare quando andavamo al mare in settimana bianca, eccetera, con la valigetta, dove avevo dentro registratore, cuffia, carta da musica, pennarelli di vario tipo, perché tirano su dei calli così sulle dita a far tutto a mano, e quindi hai il pennarello più piccolo per fare i testi, quello più grosso per fare le note, perché sennò ti spacchi il polso. E alla mattina andare a cercare il fax in portineria dall'albergo: senta, mi spedisca queste cose là perché la devono impaginare, eccetera. E ne ho fatti a centinaia all'anno per anni, ma tuttora io faccio, per dire, tutte le basi MIDI di Universal. Ho appena fatto recentemente Tommaso Paradiso, quelle basi, quelle che usano poi per fare karaoke, piano bar, eccetera. Universal è dal 1997 che fa fare a me spartiti e basi di tutte le produzioni che fanno, da Cremonini a Alessandra Moroso, a tutti i pezzi che vanno al Festival di Sanremo loro, eccetera, eccetera. C'è dietro tutto un mondo che si muove, sì, di pezzi, sì, ma ne ho fatti a centinaia anche di quella. Per concludere, visto che è stata una bellissima chiacchierata... Ah, ma è un mondo, ti dico, è un mondo. È un mondo fantastico, veramente un mondo fantastico. Ma hai in questo momento in mente, o stai facendo produzioni dance? Allora... quello che puoi dire è quello che puoi sì, dire. No, no, ma allora ti dico, dopo anni che non ci si frequentava, ho rivisto Massimo Berti, che è praticamente quello che cantava Express. E non ci vedevamo da 30 anni, che poi lui aveva preso altre strade, io nel frattempo ormai ero dentro quei discorsi di Canale 5, eccetera, per cui avevo mollato un po' le varie situazioni, perché la vita poi apre una porta e non sai cosa ti portava quella di lato, e quindi uno va di qui, l'altro là di là. E abbiamo cominciato a produrre gli ultimi pezzi che ha fatto, per esempio, Massimo Berti, tipo Man in the Air, queste cose qua, li abbiamo fatti qua da me. Ma perché io oramai dispongo di questa regia dove mi vedi, che qua c'è la mia master keyboard, ma qui c'è un banco digitale da 64 canali con le cose. Questo è il mio studio piccolo. Da basso io ho un mega studio con un banco Audient da 96 canali, con una sala con giù piano a coda, una sala grande a 50 metri dove facciamo anche orchestre. E ho un ufficio di edizione, per cui ho creato un'edizione negli anni 90 e attualmente ho più di 35.000 pezzi di catalogo, abbiamo più di 22.000 brani sulle piattaforme musicali, cioè è diventato un lavoro. E quindi mi sono permesso di andare a dire a Massimo: e voglio fare ancora qualche pezzo, lo facciamo per divertirci, non mi paghi nemmeno lo studio, stiamo qua a fare le cose. Ho fatto delle cose così anche con Clay Pedrini, per esempio, che anche Claudio è persona che ogni tanto vedo e che abita qua vicino a Bergamo. Ovviamente io vado su questi che sono qua intorno a me perché ho modo di trovarli. Volendo c'è anche Jerry Moon, quello che aveva fatto Over and Over, che oramai è diventato un grande enologo apprezzato a livello internazionale, specialista di vini. Per cui con Massimo stiamo facendo delle cose, adesso stiamo facendo un pezzetto nuovo, c'è un pezzetto che abbiamo recuperato di una sua cosa vecchia che lo stiamo rifacendo. Poi io mi diverto molto a fare anche produzioni di carattere house, perché oramai il mondo è cambiato e quindi mi esprimo anche su quello. Cose che faccio, produzioni di roba disco anni 80, così no, di sicuro, perché secondo me è un mondo che è finito là. E quando sento le produzioni che fanno al giorno d'oggi, dove cercano di scimmiottare i nostri stili, i nostri arpeggiatori, i nostri suoni, eccetera, parlo di nostri perché comunque ero io e tanti altri che lo facevamo, mi fa un po' sorridere, perché noi eravamo e siamo tuttora, ognuno di noi è direttamente condizionato dalla disponibilità tecnologica del momento. Quindi per noi allora fare un certo tipo di arrangiamento era quello, perché, come ti dicevo prima, o suonavi a mano all'inizio,
oppure siamo arrivati con i primi sequencer da 128 note. Poi è arrivato l'MSQ 700 di Roland, che ne aveva 6.000 e che aveva 8 tracce, per cui sembrava di avere in mano il mondo. Quando è uscito il Q80 di Cavalli, che ne aveva 32.000, sembrava che spaccassimo la luna, eccetera. E mano a mano ci siamo evoluti ed è cambiato lo stile in funzione della disponibilità tecnologica. Quindi certe cose che dici, ma facevate cose più semplici, non potevamo fare di più di quello. Perché se tu dovevi fare un arrangiamento, avevi 128 note di sequenza, 128 note spesse in sedicesimi, sono 8 battute. 8 battute musicali da 1, 2, 3, 4, 1, 2. Quando hai finito 8 di queste, tu hai finito di utilizzare sequenze. Quindi la schematizzazione era e facevi dun 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 dun, e poi cambiavi la note, cambiando col tastino della tastiera. Ma tu avevi una disponibilità di sviluppo della tua linea melodica di basso, di fiati, di archi, di quello che volevi tu, se volevi usare la meccanizzazione, che era di 8 battute musicali. Certo. E quindi le cose erano semplici e primordiali e, se vuoi, un po' rozze, un po' banalotte, ma perché avevamo quello lì era il massimo che potevi fare. Però oggi siamo qui a parlarne. Sì, però... cioè, capisci? Ma era quello che esprimevamo, perché comunque, come stavo dicendo prima, era arrangiamento in funzione di una melodia, perché poi alla fine queste cose erano funzionate dal fatto che sopra c'era un disco che cantava, una melodia, una strofa, un ritornello, erano canzoni cantabili, sotto cui lavoravi con questa modestia di tecnologia di cui disponevamo, che era il massimo di cui disponevamo, perché, ripeto, le macchine costavano un sacco di soldi e c'erano le più belle che c'erano, e quando non c'erano le affittavi. Okay? Al giorno d'oggi che tu hai a disposizione 100.000 note, si è ribaltato il concetto di lavoro, per cui tu costruisci tutto quello che ti viene in mente, butti giù, poi vai limitando, togliendo, cambiando i suoni, eccetera, eccetera. A rischio un po' di perdere quello che è la freschezza dell'idea. Vero. E il fatto di creare le linee melodiche basate su degli accordi e delle sequenze già fatte, le sequenze di accordi, io che faccio l'arrangiatore e armonizzo e riarmonizzo pezzi, mi puoi dare un pezzo di chi vuoi tu e te lo armonizzo in 15 modi diversi, al punto che io ho fatto una raccolta, per esempio, molto carina con un mio cliente, dove abbiamo preso i riempipista, perché lui fa l'intrattenitore in grandi locali, quindi è quello che fa la cena dalle 10 a mezzanotte, così. E abbiamo preso i suoi 10 riempipista e li abbiamo riarrangiati completamente, al punto che quando li facciamo ascoltare, ha fatto un CD di questa cosa, c'è la gente che dice, aspetta, te la canto insieme, la conosco, e la riconosce quando arriva il porre e torna, e dice, è quella là. Cosa avete fatto? Perché magari ho fatto diventare valzer una cosa, ho fatto diventare bossa nova un pezzo che era un rock, o ho fatto un pezzo piano Fender, eccetera, con lui che canta, con sopra un theremin che fa da solo, e tu lo ascolti e ci pensi, sai che bello che cos'è questo pezzo qua? È quello dei, sì, è vero, caspita, è cambiato il mondo. Per cui non è la costruzione dell'arrangiamento quella che fa il pezzo lo fa il pezzo, lo fa la melodia, lo fa il ritornello che ti devi tirare dentro. Certo. Ok? Dopodiché io al giorno d'oggi cosa faccio? Faccio prevalentemente l'editore, perché ho l'edizione, quindi licenziamo brani, eccetera. Ma quando sono in studio faccio l'arrangiatore, cioè ti arriva gente che ti dice fammela risentire, e te la canta già diversa. Qui ci aspetta un attimo, cos'è che hai fatto prima? Carta da musica, scrivi, fai, metti giù accordi, cominci a dare un'estetica del brano, eccetera, eccetera, e arrivi a dargli un prodotto finale che ha un'estetica da canzone, con i suoni e con tutto, ma partendo quasi da zero, oppure per dire con un'altra mia cliente, stiamo facendo degli riarrangiamenti di arie di opera lirica famose, che però le facciamo diventare delle canzoni pop, quindi cantate da pop, ma tenendo i testi e le melodie dell'opera classica di Verdi, di Donizetti, eccetera, e sotto magari risuonate, riarrangiate da orchestra d'oggi con la batteria, con i sintetizzatori, con le cose, eccetera, per cui anche lì tu ascolti un pezzo e dici, aspetta, questa la conosco, mm-hmm. Anche gelida manina, ma scusa, questa è quella traviata, sì. E come mai? Perché il pezzo assume una fisionomia completamente diversa, mantenendo l'originalità, certo, della teoria delle parole. Queste sono le cose che a me divertono, certo. Perché allora tu dici, fammi vedere della stessa cosa, come mi diverte per esempio intanto sentire gente che prende magari dei pezzi miei che ho scritto anche per orchestre da ballo, roba del genere, e sentire che cosa ci hanno visto dentro, che cosa hanno realizzato col loro arrangiamento, perché magari ci sono dei particolari che io sono stato a curare e che visti a loro invece prendono tutt'altro spunto da un'altra cosa, e tu riascolti il pezzo e dici, sì, è mio, ma ha preso un'altra forma. Cioè il bello della musica è questo anche. Infatti non avere il limite del dire, però ricreare al giorno d'oggi la disco anni 80
Sì, però anche no, cioè, a me non interessa più, non riesco nemmeno perché oramai l'approccio che hai quando sei davanti al computer è da orchestra. Dopo sono 40 anni che fai arrangiamenti, tu pensi a una cosa e nella testa ti senti suonare archifiati, batterie, eccetera, eccetera. Tu semplicemente metti dentro nel programma i vari elementi che servono per costituire il mosaico che è già più o meno nella testa davanti. Poi se voglio fare della roba disco, musica anni 80, se voglio mi metto qui la faccio. Sì, boh, no, forse sono continuato alla scoperta di qualcos'altro, per cui non mi sollecito molto. Sì, dai. Negli anni ho fatto del bellissimo latino, salse, bachate, kizombe, molto belle. Ho fatto un sacco di roba per musica da film, ho avuto roba mia in televisione su Canale 5, ma anche su Rai. Ho fatto musica per Sky, per La 7. Per Al Jazeera, per la Fandango Film, per gente di vario tipo. Cioè, scrivo musica per quello che ti chiedo, pubblicità, filmati naturalistici, video di tutti i tipi, dall'industriale all'alimentare, alla moda. Cioè, attualmente, guardavo l'altro giorno, giusto per riscontro mio, sul portale della SIAE, ho più di 2000 titoli come compositore Mario Cangeli. Al di là dei 35.000 che ho come editore, che non sono tutti miei ovviamente, ma sono di tanti autori. I miei sono più di 2.000 ormai. Quindi c'è dietro un lavoro. Che spettacolo, veramente uno spettacolo. Spettacolo, insomma. Sono diventato un vecchio signore appassito ormai. Io penso da come, da quello che mi ha raccontato, veramente hai dato un contributo alla musica, penso alla grande, veramente alla grande. Faccio quello. Non prevedo di andare in pensione, perché fra l'altro come editore non ho diritto alla pensione, quindi io non ho pensione, ma non prevedo neanche di farlo perché mi diverto troppo. E poi, Ho sai, troppe cose da fare ancora. che ci facciamo in pensione? Ma Dobbiamo non me ne rendo conto. divertirci e la musica è Ma divertimento. infatti, ecco, il Cioè. vantaggio mio è che sono arrivato a 60 anni passati, ormai che non ho ancora cominciato a lavorare, forse è quello. Per cui mi sto ancora divertendo. Fantastico, Mi sto fantastico. ancora divertendo, non ho ancora cominciato a pianificare il lavoro. Dopodiché vedremo se succederà, se vuol dire che è il momento Sì, giusto. dai, poi deciderai cosa vorrai fare da grande, dai. Esatto. È quello che dico a mia figlia ogni tanto, che gli dico, ma tu hai deciso già cosa fare? Ma non lo so, quando sarò grande vedrò. Dai Maglio, io ti ringrazio. Ti Spero di non essere stato ringrazio. pesante. No, dai, io ti ho lasciato libero perché mi piace proprio ascoltarti. Mi piace ascoltare i protagonisti, mi piace ascoltare gli aneddoti senza barriere, senza interruzioni, perché questo è il bello di quello che voglio fare io. Proprio una carta bianca a vostra, come si dice, a disposizione. Voi avete una matita e potete disegnare quello che volete del vostro Anche il mio possesso. mandarino che mi sto mangiando. Vedi? In diretta, il mandarino, beh, il tè, il mandarino, poi si può fare anche una spaghettata, se No, vuoi. però, no, la spaghetta, no, non sono attrezzato con la cucina in studio. Il bar è sempre molto ben rifornito, ma la cambusa per mangiare Bene, preferisco di allora. no. Bene, Maglio, io ti ringrazio È ancora stato un piacere. e vi do appuntamento a tutti i nostri fan della Italo Disco alla prossima puntata e sicuramente ne vedrete e sentirete delle belle. Sicuramente ne sentirete delle belle. Un grosso abbraccio da Massimo e da. Maglio Ciao a Cangeli. tutti, Arrivederci, ti ciao. saluto. Ciao, è stato un piacere.
it down from the sky. If you feel afraid at night, then it can be the light. Come with me down to the field, I'll take with you all your friends. When you're there, that magic night, close your eyes, you can fly. Let's do the penguin dance. All right. Bang, bang, invasion. Coming from the sky. Bang, bang, invasion. That magic light. Bang, bang, invasion. Stepping on a field. Bang, bang, invasion. Dancing on my feet. Do the penguin dance. Let's go, go dance. Here we are. All right. Stay with us. Penguin invasion. Coming from the sky. Penguin invasion. That magic light. Penguin invasion. Have you ever seen a light coming down from the sky? If you feel afraid at night, then it can be the light. Come with me down to the field, and take with you all your friends. When we're there, that magic night, close your eyes, you can fly.
peace of mind. Sailing by my dream, you know the way to leave my sound. I'm changing all my life, just leaving my Orient Express. I'm changing all my life, just leaving my Orient Express. Mystery. People want to take my feeling by Orient Express. I spend time all my life just living by Orient Express. I spend time all my life just living by Orient Express.
Peace.